Exit and Friends, venerdì al Castello Svevo di Cosenza, ancora una volta sarà l'occasione per vedere il castello, ma soprattutto ascoltare con i tanti amici di Piano B questo evento che ormai è diventato anima di questa città, di questa nostra Calabria così bella. Ascoltiamo direttamente dalla diretta protagonista, da una delle organizzatrici di questa rassegna, di cosa si tratta. È vero Francesco, allora ritorniamo ad offrire dei momenti di spettacolo dal vivo, lo faremo venerdì 17 al Castello Normanno Svevo di Cosenza, appunto con la quarta edizione di Exit and Friends, una rassegna organizzata e voluta da Piano B che valorizza il genius loci, quindi le nostre eccellenze, i nostri artisti. E anche quest'anno ci siamo fatti supportare per quello che riguarda la direzione artistica e quindi la scelta dei gruppi da Massimo Garritano, che ha invitato 5 gruppi a presentare i loro progetti proprio venerdì 17. Sono dei progetti inediti. E poi c'è anche arte, oltre la musica, vero? Le sale del castello ospiteranno una rassegna di visual art che è stata voluta e organizzata da Gianluca Gallo, un'altra eccellenza del nostro territorio, un altro amico di Piano B e di Exit and Friends, che ha selezionato 6 artiste, quindi tutte donne, sono giovani artiste che vengono dal mondo dell'architettura e dello studio dell'arte, che ci racconteranno quelle che sono un po' la loro vita, il loro vissuto da donna e della loro vita quotidiana attraverso i loro lavori. Tantissimi artisti, quindi appuntamento alle 19:30 e poi avremo alle 21:30 un altro ospite. Giobbe Covatta ha accettato l'invito a prendere parte ad Exit and Friends e ci accompagnerà in quello che è nel suo personale viaggio nella Divina Commediola.